Il disegno di legge regionale sulla riduzione dei compensi dei consiglieri regionali è destinato a rimanere il cassetto per molto tempo. La riforma costituzionale appena approvata in seconda lettura al Senato infatti contiene un articolo che prevede che i compensi dei consiglieri regionali non possono superare l'importo di quello attribuito ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Un bel dimezzamento, insomma, a conti fatti. Tanto basta ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale abruzzese, che a luglio ha assunto il compito di costituirsi in gruppo di studio proprio per mettere a punto l'epocale e doloroso provvedimento, ad affrettarsi a dire che allora è inutile una legge regionale, visto che ci penserà il governo a normare sulla stessa materia. In precedenza io avevo come dire, personalmente rimandato a quello che era il lavoro che stava ponendo in essere l'ufficio di presidenza, ma nelle more di questo lavoro mi pare che sia intervenuto il governo centrale che all'interno della legge che va a rivedere le norme sull'elezione del Senato ha diciamo, già approvato delle norme che vanno decisamente a modificare il quadro. Credo che sia opportuno che il nostro Presidente ne parli nella conferenza Stato-Regioni proprio in ragione di questo intervenuto nuovo quadro normativo. Eppure a luglio, proprio con la promessa di elaborare in tempi stretti un nuovo testo condiviso da tutti, fu rispedita in commissione la proposta di legge del Movimento 5 Stelle che prevedeva di tagliare le indennità dei consiglieri da 11.100 a 5.000 euro e quella degli assessori da 13.800 euro a 6.500. E ancora tagli a rimborsi spese, abrogazione del trattamento di fine mandato, riduzione dei vitalizi con percentuali maggiori in caso di cumulo di vitalizi diversi, lo spostamento da 60 a 67 anni per la fruizione del vitalizio per i consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto. Tutto congelato, in attesa di una riforma costituzionale che però avrà un iter lungo e accidentato. Servirà anche un referendum confermativo al netto delle tante resistenze in Parlamento proprio sulla riduzione delle indennità, ma su certi temi il Consiglio regionale non sembra avere nessuna fretta.